Presidente, è stato un cammino interessante, non scontato. L'avversaria sembrava dover essere sulla carta Prato, invece poi è uscita Vigevano. Il parco è stato più forte anche di queste variazioni sul tema. Sì, è stato un girone molto equilibrato perché non c'è stata tanto nessuna squadra a materasso, tutte le partite sono state molto equilibrate, noi insomma, raggiungiamo la terza semifinale negli ultimi 4 anni, quindi insomma i ragazzi hanno dimostrato un grande valore, un grande spirito di squadra, insomma, siamo molto orgogliosi di questo. E adesso uno sguardo ai sorteggi e alle semifinali. Beh sì, martedì sapremo quale sarà l'avversaria, diciamo che in linea di massima sono tutte avversarie temibilissime, molto attrezzate. Noi chiaramente speriamo di evitare in questa prima fase l'Aniene, fermo restando che poi tutte dovranno essere affrontate se si vuole arrivare in fondo. Una squadra compatta, ragazzi che sono legati ai colori del Park, come Alessandro Giannesimo, lo stesso Fabio Fognini che è passato da Genova recentemente a ritirare il premio regionale Ligure dello Sport, e poi c'è un giovane davvero di grandissima prospettiva come Lorenzo Musetti, insomma in questi giorni alla ribalta sulle prime pagine dei giornali ha detto: ringrazio il Park per aver creduto in me. Sì, questo secondo me è il dato più interessante, perché lo spirito di squadra che contraddistingue il nostro team è veramente particolare, perché Alessandro Giannesi ad esempio domenica scorsa non era convocato perché aveva dei tornei in Francia, è voluto venire a Vigevano all'ultimo momento, ha preso l'aereo, è arrivato lì per sostenere i compagni, e così Fabio Fognini che non ha potuto giocare quest'anno però è sempre informato, sempre sul pezzo come suol dire, si informa, ci manda video, ci manda incoraggiamenti. Lorenzo Musetti in questa situazione è riuscito a crescere bene, lentamente, è stato sostenuto dai compagni, ci sta dando grandi soddisfazioni, è un ragazzo che oltretutto è vivaio nostro, quindi insomma, su cui puntiamo molto. Lorenzo Musetti, una domenica al Park a respirare l'aria di casa, vincere in maniera netta il tuo match, sensazioni? Sì, oggi non era facile giocare con queste situazioni climatiche, c'era molto vento, molto freddo e niente, credo di aver disputato una buona partita e di aver portato comunque il primo punto quest'anno a casa, e quindi è una bella soddisfazione. Adesso guardando avanti, è un parco qualificato, ci sarà il sorteggio, le semifinali, avversari di grandissimo livello. Si dice di solito in questi casi uno vale l'altro, ma c'è qualche preferenza? Oh, sulla carta l'Agnene è la favorita, però alla fine credo che ogni partita vada giocata e quindi ognuno va bene, speriamo in un sorteggio diciamo facile, ma non lo è mai, perché comunque se una squadra è arrivata in semifinale vuol dire che qualcosa ha fatto, quindi va bene chiunque. Quanto è forte questo Park? Secondo me quest'anno molto, è una squadra molto unita e siamo più che compagni di squadra, siamo proprio amici, quindi credo che questo sia una grande cosa per noi come squadra e che ci aiuterà tantissimo. Sei un grande talento, sei uno del vivaio Park, questo è un valore aggiunto straordinario, e questo 2018 che va a chiudersi è stato un anno per te semplicemente straordinario, possiamo dire? Sì, ho fatto una stagione meravigliosa, ovviamente con degli alti e dei bassi, però alla fine l'ho chiusa in una bellissima maniera facendo finale a New York e niente, realizzando il mio sogno, andando avanti in uno slam, quindi speriamo in un 2019 ancora più fruttuoso. Uno scudetto col Park sarebbe proprio la ciliegina? No, sì, sicuramente per chiudere quest'anno sarebbe la ciliegina sulla torta, che non fa mai male. Giovanissimo ma già ad altissimi livelli, quanto senti questa pressione? Insomma, tutta l'Italia del tennis guarda Lorenzo Musetti con grande curiosità e anche con grande speranza nel rivedere un grande campione italiano a livello mondiale. No, sì, ovviamente un po' di pressione c'è, ma credo che sia anche giusto, che comunque se uno vince, se uno ottiene dei risultati, deve avere delle pressioni in più rispetto ai più deboli. Quindi niente, cerco di gestirla al meglio e per adesso sta andando bene. Un'ultima domanda, difficile fare paragoni, ma ci sono giocatori che ti ispirano o che ti emozionano in particolare? Un giocatore a cui insomma cerchi di specchiarti in particolare o qualcuno a cui hai provato a rubare qualche colpo, qualche segreto?
Ah, di sicuro il mio giocatore preferito è a cui mi imito è Federer, e anche se adesso purtroppo ieri ha perso in semi con Zverev, io credo che sia sempre un esempio, sia il suo atteggiamento in campo e tutta la classe che ha, quindi cerco di specchiarlo in quello.